Associazioni, esponenti del mondo ecclesiastico e istituzioni si sono ritrovati al Tiziano per ripensare la solidarietà, un incontro organizzato dalla nuova Fondazione di Comunità del Salento per creare sinergie e progetti nel settore del sociale. La solidarietà che dà i frutti migliori è quella che non si limita all'assistenzialismo, ma si basa su progetti di integrazione e di sostegno duraturi. È il concetto che da sempre ripete Don Attilio Mesagne, direttore della Caritas, impegnato anche nella battaglia per gli alloggi ai più bisognosi. Beh, anzitutto passando dall'assistenzialismo alla formazione e all'integrazione. E per poter fare questo passaggio bisogna convincersi che non si deve tanto dare o fornire, ma restituire, incominciare a restituire ciò che è stato tolto, e non importa se per motivi di eredità o altro, a questi fratelli più bisognosi di noi. Ci vuole almeno una struttura che possa accogliere 70-80 persone. La Casa della Carità non basta, perché noi della Casa Diocesana accogliamo 40 uomini nella Casa della Carità, e poi nel suo decentramento, che poi si chiama Casa Emos, possiamo accogliere 20 donne e qualche famiglia mononucleare. È importante che chi opera da sempre sul territorio con ottimi risultati, la Caritas, la Comunità Emanuele ad esempio, o l'Emporio Solidare, possano puntare su progetti e sinergie studiati a tavolino con le istituzioni. Nel convegno al Tiziano, organizzato dalla Fondazione di Comunità Salento, composta da un gruppo di organizzazioni, si è riflettuto sulla solidarietà, rendere sempre più trasparente, coordinato ed efficace l'impegno per i più bisognosi. Stiamo camminando da tempo per costruire queste reti di solidarietà. Noi siamo sul territorio da più di 30 anni. E abbiamo cercato di creare per la parte nostra quel tanto che potevamo in risposta al bisogno della persona e insieme a tutti gli uomini di buona volontà. Oggi noi desideriamo dilatare i confini del nostro stesso servizio, perché alla nostra porta bussano continuamente tutti i bisogni sul piano materiale, economico, sul piano psicologico, sul piano familiare, sul piano culturale. Quindi abbiamo già cercato di rispondere la prima volta più di 30 anni fa alla persona nel bisogno, una casa famiglia, settore famiglia minore, poi handicappati, disabili fisici e mentali, un settore disabilità, poi piaga della droga, alcolismo, tutti i centri terapeutici, cioè tutta l'attività connessa per le famiglie, anche per il territorio, per le scuole, poi tutta l'attività di prevenzione, di inserimento sociolavorativo, il consorzio e le cooperative. E su questa linea bisogni nuovi sono andati di nuovo bussando, sono venuti a bussare alla nostra porta e abbiamo creato nuove risposte. Una delle ultime, per esempio, è l'Emporio Solidale. La spesa a titolo gratuito che si dà alla famiglia la si dà temporaneamente per il tempo che serve di fare insieme a loro tutto ciò che siamo chiamati a fare, non solo noi come Comunità Emanuele, ma appunto nella rete, tutti quelli che erogano servizio. Devono, visto che abbiamo realizzato tra l'altro un programma che permette di stare in rete tutti quanti, di monitorare chi fa che cosa a favore di quella determinata famiglia, di quel determinato bisogno.